Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: note come la figlia di Romina Power e Albano, Romina Carrisi ha oggi intrapreso una carriera TV tutta sua. Dopo aver tentato l'ascesa nel mondo del cinema andando a studiare e a vivere negli Stati Uniti per alcuni anni, Romina Jr. è oggi tornata ufficialmente in Italia, dove ha trovato un nuovo amore e anche un lavoro stabile. Dallo scorso anno è ospite fissa nel salotto di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Romina Carrisi confessa: potrei conquistare il mondo e invece? Nel ruolo di opinionista è molto apprezzata e il pubblico le ha rivelato in più occasioni stima e consensi. Anche sui social Romina Carrisi è molto seguita, ama condividere la sua quotidianità professionale e anche quella privata e appare sempre come una persona spontanea e vera. Nonostante stia vivendo un momento equilibrato da più punti di vista, Romina non nasconde di avere dei momenti di riflessione che vanno oltre l'aspetto razionale. In queste ore la figlia di Albano e Romina Power ha pubblicato un post che ritrae un'email autoinviata. Romina Jr. a quanto pare è solita di inviarsi dell'email da sola, un'abitudine finalizzata a conservare i suoi pensieri, ma soprattutto a valutare le sue riflessioni. Io non so cosa vedi in me. Non so chi sono nei tuoi occhi, ma non è la stessa versione che vedo io. Ha scritto la Hitler, che ha poi aggiunto: io vedo errori, tu vedi tenacia, io sento paura, tu vedi coraggio. Se solo provassi ad ascoltare te invece di sentire queste voci, potrei conquistare il mio mondo. Invece no. Mi addormento pensando a chi vorrei essere, a chi sono nella mia fantasia, cercando di decodificare perché non lo sono anche nella realtà. Romina Carrisi, tra il chi sono e chi vorrei essere. L'email che Romina Carrisi si è inviata invita alla riflessione, ma soprattutto mette l'accento sul fatto che la giovane ama porre interrogativi filosofici e a tratti criptici su se stessa e le sue scelte. La Carrisi Jr. si trova a riflettere sul chi sono e chi invece vorrebbe essere, ma anche su cosa è meglio ascoltare e fare. Insomma, dei discorsi che hanno una valenza profonda e che rivelano quanto dubbi e incertezze si celano anche dietro chi apparentemente conduce una vita senza particolari problemi. Il perché Romina abbia voluto condividere questo suo particolare status non è dato sapere, ma è possibile che nei prossimi giorni possa fare chiarezza nel merito. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.